Ancora una volta prendiamo gol nei minuti finali della partita, nei tempi di recupero. Stavolta però, a parer mio, a differenza dell'altra volta, il gol è stato più immeritato, perché chiaramente non in maniera clamorosa, secondo me a livello di occasioni, soprattutto quelle fatte nel secondo tempo, potevamo addirittura vincerla, no? Pur non giocando bene, perché Livorno ormai gioca in maniera casuale, nel senso fa prestazioni casuali, non è che ha, diciamo, una sorta di briciolo di gioco e magari a volte è efficace o meno. E chiaramente lo dico proprio volendo bene a Livorno, dicendo che forse la poteva vincere, perché comunque, ripeto, nonostante Livorno non abbia fatto quella grande partita, soprattutto a livello di gioco, cosa che ormai comunque personalmente mi sono abituato, lo dico spesso, ma ormai mi sono abituato. Il Livorno, soprattutto nel secondo tempo, è riuscito ad arrivare in porta parecchie volte e a mettere in difficoltà un po' il Novara. Fra l'altro, una cosa da notare è stato il gol dubbio annullato. Dall'altra, vabbè, col dubbio anche quello del Novara, però quello del Novara dato, quello nostro annullato per fare il gol. Vabbè, comunque. Che dire? Addirittura appunto il risultato poi è stato inverso, perché da un eventuale, chiaramente io voglio specificare che non è che Livorno meritava di vincere, ho detto che se riusciva a fare quel gol, il secondo gol, e magari finiva per di 2-1, Livorno non aveva rubato niente. Diciamo che il risultato ideale era una sorta di quello più corretto a x2, no? Vai, per essere un po' più corretto, per cercare di farvi capire cosa voglio intendere. Magari l'altra volta era giusto il pareggio contro il Bari la settimana, stavolta giusto il pareggio, ma se veniva fuori anche una vittoria non sarei rubato niente. Che deve questa partita qua? Purtroppo stavolta, anche se di colpe ce l'hanno chiaramente anche i giocatori, perché è inutile cercare sempre diciamo degli escamotaggi, no? Non dare la colpa ai giocatori per, non so, rifarsela con cosa ne so, con il campo, con l'arbitro, stessi lì. Anche se ora ho detto arbitro, quindi mi rimangio un po' quello che ho detto, stavolta la colpa va ai giocatori, ma anche all'arbitraggio. Perché, come mai capita spesso, almeno quest'anno, il Livorno è stato condizionato dalle scelte arbitrali. In primis, io direi quel gol dubbio annullato nel secondo tempo, quello lì che se si va a rivedere addirittura sembrerebbe non essere fuori gioco, proprio sul filo filo, diciamo, del fuori gioco, ma diciamo, il Livorno aveva fatto un gol regolare. E poi, in secondo luogo, anche se ormai era finita la partita, però ci ha danneggiato, soprattutto poi per la prossima, l'espulsione, anche quella molto molto dubbia di Comi, perché sinceramente non si è capito, perché è vero che, per chi non avesse visto, deve sapere che Comi è stato espulso per doppia munizione presa nello stesso modo, tutte e due prese nello stesso modo, ovvero diciamo per protezione, no? Diciamo della palla, con magari le braccia un po' troppo alte, ecco. Io sono d'accordo sul dire che forse magari le braccia erano un po' troppo alte, ma addirittura dare due volte di fila così due ammonizioni mi sembra un po' troppo. E fra l'altro anche un po' troppo forse già ammonire, no? Il giocatore sulla prima ci poteva anche stare, magari siamo in tre salti, no? Magari dai per caso o anche volontariamente, non sto riferendo a Comi, sto riferendo a una situazione in generale, magari anche la gomitata sulla testa, ma la seconda, cioè, stava fermo così solamente per difendersi, come del resto comunque io credo che un giocatore possa fare, no? Magari senza alzare più di tanto, magari le braccia, però può fare il discorso di difendere il pallone, o perlomeno il proteggere, eh? L'arbitro l'ha reputato comunque da addirittura non solamente fallo, ma un fallo da ammonizione. E insomma, e quindi ci ha danneggiato anche su questa cosa qua. Vabbè, poi ci sono state altre cose, però in confronto a queste sono state secondo me piccolezze. Per quanto riguarda la prestazione, chiaramente l'ho detto, ho detto che Livorno ormai sta giocando in maniera casuale, prestazione direi a dir tanto, no? Proprio le bene siamo sufficienti, perché comunque non è tutto da buttare, comunque si era provato a creare, però Livorno ormai, diciamo,
diciamo, per almeno metà delle volte il gioco che fa Livorno è, secondo me, è quello di speranza. Cioè, cosa voglio intendere? Anzi, cosa voglio dire? Voglio dire che tante volte Livorno la ributta su il pallone così e spera che magari l'attaccante, la punta, faccia una buona sponda, o se magari Livorno lancia questi palloni, diciamo, sulle fasce, spera che i laterali non facciano uscire i palloni. E quindi diciamo che per metà è un gioco ridicolo, diciamo un gioco proprio di speranza, appunto, e per metà Livorno ogni tanto prova a fare qualcosa che però poi magari nei momenti un po', diciamo, quelli più opportuni, un po' più importanti, quando magari sei lì per arrivare nell'area difensiva avversaria, il Livorno spreca e si trova veramente in difficoltà perché non sa cosa fare. Penso che l'unica volta, credo, cioè, mi è venuto in mente che Livorno ha fatto una buona, diciamo, azione, no? Ha fatto comunque una buona triangolazione davanti porta, c'è stato nel secondo tempo, comunque l'occasione poi sciupata dall'Ambrughi, che ha fatto vedere di non essere un attaccante, tantomeno magari un esterno d'attacco, nel secondo tempo. E questo è quanto a livello di prestazioni. Sulla partita, diciamo, sull'andamento, facendo come sempre differenza per primo e secondo tempo, c'è da dire che il primo tempo è stato un po' più equilibrato perché Prontivia è partito a mille, a bomba come mi pare, in Novara, guardate, ha fatto subito gol con, diciamo, un'azione, diciamo, secondo me da flipper, perché comunque secondo me l'assist, perché è diventato assist, l'Anzafame non era chiaramente un assist, ma era un tiro che chiaramente, come sempre, ormai è capitato per nostra fortuna, che ormai stanno già una fortuna non incredibile. È andato sui piedi di un altro giocatore di Novara, che non mi ricordo il nome, e l'ha inzaccata nella porta. Chiaramente è stato un tiro imprendibile e secondo me anche forse non visto da Pinzolo. Credo che il portiere, chiunque ci poteva essere, anche, non lo so, il portiere più forte del mondo, probabilmente non riusciva a prenderlo. E insomma, è andato così. Appunto, cioè, il primo tempo è stato equilibrato perché è partito a bomba in Novara, poi dopo aver fatto gol si è un po' smosciato e siamo, diciamo, entrati un po' in gioco noi, quindi diciamo che creandoci pericolo a volte, soprattutto credo con un colpo di testa di Fedato, sono posizioni di vantaggio un po' pericolosi. Quanto riguarda il secondo tempo, partita, diciamo, gestita a livello di pericolosità maggiormente, non solamente dal Livorno, fino a quando ha fatto il primo gol, ovvero l'1-1 di Comi. Poi dopo aver fatto il primo gol, personalmente mi speravo, ho detto vai, ora la vedo belle cari, perché era già da un po' che sembrava che il gol fosse nell'aria. Ti pare se fatto il primo, magari si fa l'arrembaggio, si prova a far secondo, invece purtroppo ha fatto poi gol in Novara, beh, possiamo vedere come l'ha fatto e niente. Dove ha fatto il primo gol, poi no, sempre no, inspiegabilmente, secondo me è un po' smosciato e niente, ha permesso poi di tornare, no? Di rendersi un po' pericoloso in Novara. Infatti poi, vabbè, al 93esimo, se non sbaglio, grazie a un calcio d'angolo e poi, come sempre, un po' di rimpalli e tiri sbagliati, il Novara appunto è riuscito a fare il secondo gol che poi l'ha permesso di vincere 2-1 la partita. Questa era avanti, come sempre, era molto superficiale e molto sintetica. Per concludere, credo poi di non dover dire altro, perché tanto ormai è inutile arrabbiarsi, ormai l'anno è così e bisogna solamente sperare. Non so nemmeno io cosa, perché anche quando provi a fare qualcosa ormai sembra che anche la fortuna ti vada la volgarità nel culo. E per concludere un discorso, no? Cosa ci ha causato questa sconfitta? Diciamo che ancora una volta restiamo oramai penultimi sotto al Modena, che per nostra fortuna anche lei, via, ha perso, e poi ci è andata bene dal punto di vista eventualmente, no? Se dovessimo farcela, boh, non lo so, per i playout, ci è andata bene che la Salernitana e Lanciano alla fine hanno preso gol, e la Salernitana ha pareggiato e Lanciano mi pare uguale, se non sbaglio. La Salernitana so che sicuramente ha fatto 1-1 con Provercelli. Il Lanciano, ho sentito, non mi ricordo, era, scusate, che ha preso gol, ma non mi ricordo se ha pareggiato o ha perso, ma mi parebbe pareggiato. Vabbè, quello, se nel caso, scusatemi per un eventuale errore. Quindi ci è andata bene, perché comunque la speranza playout, proprio di,
è tra virgolette sempre aperta, anche se ormai siamo a 4 punti da playout. La cosa buona è che c'è lo scontro diretto alla Salernitana, va giù, quindi chissà come può finire. E niente, se vinceva la Salernitana, vabbè, anche Lanciano, ma soprattutto secondo me la Salernitana da tenere d'occhio, secondo me era un grasso rivederci, perché andava alla bellezza di 6 punti da noi, e lì veramente diventa una cosa ingestibile, e diciamo che ormai le speranze potevano veramente andarsi a fare fotte, andare a farsi fotte, insomma, vabbè, un attimino, sì, un culo, insomma, e niente, diciamo sta questa alzatina, ho detto, e boh, che ormai non sa nemmeno più cosa sperare. Io ripeto, io sono una persona che non su Livorno, in generale, quando c'è una classifica c'è appunto la matematica dietro, finché la matematica stessa non dice la sua, io spero in qualcosa, e boh, giro le palle, perché comunque questa è una discussione, sì, poi vi lascio stare, me ne vado. Che il Livorno quest'anno a volte abbia meritato di perdere è vero, ma a volte comunque veramente è entrata in ballo veramente una sfortuna allucinante, anche questa cosa lì, anche se magari c'ha le sue colpi Livorno, però non è mai possibile, è la terza volta di fila si prende, mi pare, i minuti finali, e dai, basta, la terza, la quarta addirittura, ma guarda mio. Insomma, vabbè, ma ultimamente si prende gol sempre alla fine, indipendentemente poi da come può finire la partita, si prende sempre gol alla fine. Poi artriosi, sviste arbitrali, questo sì. Io non so, voglio dire che Livorno comunque non ha fatto una grande stagione, bella, vera, però credo che arrivare a questo punto, in queste condizioni lì, forse è un po' troppo esagerato. Cioè, se mi era giusto che magari era, che ne so, a 40 punti, perché se si vede tutta la stagione di Livorno, a volte è giusto che Livorno abbia perso, a volte no. Così come a volte abbia pareggiato, quindi magari in mente tipo partita di Lavellino, che Tamano ha presa di stinca, ha fatto gol, per dire una, la partita di ieri, la partita della settimana, l'alla fra Vercelli, cos'era? Mi guarda l'ultimo, se non sbaglio, cioè è vero che Livorno a volte ci ha messo insieme, ha scelto anche la sfortuna di mezzo, a parer mio, per ora. Insomma, niente, detto questo, la prossima partita è una partita importante, a parte che ormai sono tutte importanti, però giochiamo martedì il turno infrasettimanale contro Latina, giochiamo in casa. Io direi che se Livorno gioca come ha giocato ieri, perché con questo video io l'ho registrato stamattina, domenica, forse qualcosa si riesce a tirar fuori. Ultima cosa, per chi non lo sapesse, sono arrivato a Colomba, nel giro di due mesi, tre mesi ha cambiato 130 allenatori, Livorno pari il Palermo. Mi sono andato a Colombo e è tornato Gelain. Fra l'altro, ma non vorrei dire la cazzata, ma mi pare di aver capito che Gelain, fra l'altro, alto, no? Non lo paga nemmeno, perché c'aveva già, era già venuto l'anno scorso, no? Non mi ricordo quando c'è già stato Gelain. E quindi, se non sbaglio, c'è sempre il contratto di 2 anni, fra l'altro, vede come se apparente questa volta vi l'ha preso gratis, tra virgolette, eh? Insomma, detto questo, niente, fino al prossimo video e vedremo un po' cosa succederà. Scusate per la lunghezza di questo video qua. Via, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.